Sto seguendo la vicenda, ovviamente totale sostegno all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. Noi in questi anni abbiamo contribuito a scoprire casi come questi collaborando con l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, quindi abbiamo difeso il lavoro pubblico. Abbiamo provato in tutti i modi a valorizzare i dipendenti del comune, delle società partecipate, in questo caso delle municipalità. Quando però si è scoperto con prove evidenti che qualcuno ha commesso reati, per noi esiste solo una risposta, che è il licenziamento. Quindi l'abbiamo fatto sinora con diverse persone, sia al comune che nelle società partecipate. Se dalle notizie che nei giorni successivi saranno confermate le notizie che stamattina ho, cioè che si tratta di fatti acclarati con riprese video, avendo noi come sempre contribuito all'accertamento di questi fatti, non avremo nessuna esitazione a interrompere qualsiasi rapporto di servizio e di lavoro con chi non onora il lavoro pubblico che oggi migliaia e migliaia di persone vorrebbero avere e che non riescono ad avere. Chi ce l'ha lo dovrebbe difendere e lo dovrebbe portare avanti con dignità.